Questo è il momento giusto per iniziare ad utilizzare il Bullet Journal. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesca e oggi prepariamo insieme settembre sul mio Bullet Journal. Se anche voi volete iniziare un bullet journal, settembre secondo me è il mese ideale perché come gennaio è un mese di ripartenze, buoni propositi e nuovi obiettivi. Ma se gennaio è il mese di buoni propositi in generale, settembre secondo me è il mese di buoni propositi lavorativi e professionali e diciamo tutto quello che riguarda l'organizzazione. Sarà il rientro dopo le ferie, dopo un periodo di vacanza, ma io settembre lo vedo così, come un mese di ripartenza lavorativa e di carico di energie e di produttività. Per questo è il mese ideale per iniziare il bullet journal e vediamo come ho preparato il mio. Intanto, come avete visto, mi preparo sempre una bozza scritta a matita di quello che devo fare nelle pagine e iniziamo subito con la cover page del mese, quindi la copertina del mese. Sono tornata a fare un po' di scrapbooking, l'arrivo dell'autunno mi stimola sempre tantissimo, mi dà proprio energia, mi mette voglia di fare cose perché io con il fresco sono più produttiva, non con il caldo. Quindi ricominciamo con lo scrapbooking e vado ad incollare appunto dei pezzi di carta, carta pane o carta decorativa sulla pagina della copertina. Copertina del mese. Con i miei timbri preferiti che ho preso su Amazon e che trovate anche nella descrizione del video, vado a scrivere appunto settembre e nella pagina accanto Brain Dump, che è la pagina in cui ho una visione generale del mese con questo piccolo calendario, ma vado proprio a scriverci tutto quello che mi passa per la testa, tutti i miei obiettivi, tutte le cose da fare, sia a livello lavorativo sia a livello personale. Ho appunto una visione generale di tutto il mese e di tutto quello che succederà durante il mese. Poi ho ritrovato questi adesivi che avevo lasciato nel cassetto per un po', che in realtà non sono adesivi, sono semplicemente dei disegni e io li vado ad incollare ed è proprio l'ideale per questo mese che sta arrivando, per l'autunno è proprio perfetto. Procediamo con il mood tracker, anche questo l'avevo tralasciato negli ultimi mesi, ma settembre-ottobre il mood tracker è sempre foglie e quindi sono tornata a farlo e ho riempito queste due belle pagine di tante foglie che poi andrò a colorare in base al mio umore e il risultato alla fine sarà stupendo perché sarà tutto pieno di colori. E questo penso che sarà il mood tracker anche per ottobre perché faccio sempre i soliti, mi piacciono tantissimo. Andiamo avanti con la visione settimanale che ho decorato semplicemente con questo washi tape proprio a tema autunnale. Non ho voluto fare altre decorazioni particolari perché preferisco, almeno per il momento, avere una settimana bella chiara, senza mettere troppe decorazioni, senza mettere troppe cose intorno, solo i giorni della settimana e tutte le cose che ho da fare, quindi tutti i miei compiti.
e vado a scrivere appunto i giorni della settimana in corsivo. Due comunicazioni importantissime che se mi seguite già le conoscete e le sapete, ma se mi avete trovato grazie a questo video è importante saperle. La prima, ho creato un workbook di hand lettering in cui potete imparare a scrivere proprio in hand lettering partendo dai movimenti di base, le tecniche proprio che ci sono alla base del lettering e tantissimi esercizi pratici. Ci sono due stili di alfabeto diversi in cui potete andare a ricopiare le lettere, vi spiego anche come legare le lettere per formare delle parole e anche come decorarle, quindi con svolazzi e decorazioni varie. È un corso completo di 80 pagine, ma in realtà potete stampare o duplicare le pagine ogni volta che volete e lo trovate sul mio shop www.franceschelpini.it oppure nella descrizione del video. E la seconda cosa importantissima che riguarda proprio il bullet journal, ho creato un corso bullet journal per principianti e anche qui partiamo proprio dalle basi, dai fondamenti del bullet journal, da che cosa è il bullet journal, come utilizzarlo per essere più organizzati, più produttivi, come strutturarlo e se volete decorarlo vi do anche delle idee per decorarlo. Dico se volete perché in realtà non fa parte del metodo principale, la decorazione è una cosa extra, ma comunque nel corso vi do tutte le informazioni necessarie. Ho messo a disposizione anche diversi materiali scaricabili, quindi è un corso veramente completo a 360 gradi. È un po' un ecosistema perché c'è il corso, ci sono le lezioni, c'è un gruppo Facebook riservato solo agli studenti del corso, ci sono tutti i materiali scaricabili e spero veramente che lo apprezzerete. Ci ho lavorato tantissimo, è da più di un anno che stavo pensando di fare questo corso, finalmente è pronto, finalmente è online ed è disponibile per tutti voi. Anche del corso vi lascio il link nella descrizione del video e per settembre è tutto. Questa è la mia pianificazione mensile, mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere nuovi video dedicati al bullet journal e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!